Vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti è senti sto questo su greci, sai? Grechi! No, dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi dai tu? No, dicevo, batti lei? Positivo! Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio, pacchi! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce, parla l'inglese, no? Come lo parlo? Je, I speak, bien. Colpo partito! Triplo pilota reale ritornato con pallino. Mi ha dato un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, me fa uscire la cornuta in guardia. I like, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore! Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore! Quando parli di Mon Amour, cacca dalla bocca, perché Mon Amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi! Pronto, parlo col servizio per colibrì da strade? Vieni avanti! Un caffè, con un po' di humor? Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Ti è senti storico, questi sono grechi, sai? Grechi? No, dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi dai tu? No, dicevo, batti lei? Positivo! Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio, pacchi! Aspetti! Ma lei naturalmente capisce, parla l'inglese, no? Come lo parlo? Je, I speak, bien. Colpo partito!
al pilota reale ritornato con palletti. Ma dava un cazzotto in buca, me lo so guardato. Ho sputato e ho detto, manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. I like a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di Monamur, tratta da bocca, perché Monamur è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Gli essenti sono questi, sono grechi, sempre. Grechi? No, dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico che contro coglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo? Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un greco. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti. Ma lei naturalmente capisce e parla l'inglese, no? Come lo parlo? Dice, I speak Vienna. Colpo partito. Riflo, pilota reale ritornato con palline. Ma dava un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho sputato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. I like a cara e vecchia paiga, così. Buonasera a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Questa sera continuiamo il viaggio verso Illithid, come recita il titolo, che è un gioco di parole abbastanza orripilante, che, diciamo che pochi capiranno, spero. Verso Illithid, verso il boss, verso, cioè, stiamo cercando sempre Aldrich, il maledetto dio delle profondità, e qualcun altro che a Illithid risiede, con molta calma. C'avevo giusto 94.000 anime prima di proseguire nel pezzo che ricorda il piano Orlondo ed è più pericoloso e... rischioso. Buonasera bell'uomo, buonasera a te Luca. Come stai, caro? Come andiamo? Come state? Come nucleo familiare? Un presunto tale. No, presunto, futuro tale. Anche presunto, perché magari. Io sono una famiglia. Noi siamo una famiglia LGBT PTT. Cioè non ci identifichiamo col ruolo di famiglia tradizionale. Ho sentito anche questo. Mo scherzo io, per carità. Però diciamo ho sentito anche questo. Che volevo dire? Non si sa più come parlare, diceva. Non lo imito, però tu hai capito, da cultore dei film di Verdone, compagni di scuola, quando c'è sta... Che quello è un personaggio orribile, però, per farti capire. Alessandro Benvenuti, quando sta a giocare a poker, fa... Qui non si sa più come parlare. Io non lo imito, perché sennò, capito? Però hai capito quale pezzo è. Ah, sì.
Quello poi che te lo dica fare. Dunque, tempra, vigore, è basso, è basso, è basso. No, vigore, vigore, il peso non me ne frega quasi un cazzo, diciamo. Mi interessa più l'energia, che ce l'ho molto bassa, la porterei quasi a un 20. Perché no? E cominciamo a ripompa forza, va. Dai. Dai, 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 dai. Che hai fatto quest'oggi? Io ho cancellato subito quello che dicevamo l'altra sera lì, Final Fantasy, quello di Tecmo, Strangers, sto cazzo lì, come si chiama. Quando ho visto, ci ho giocato un po', non era manco male, però non mi piacevano i personaggi. Primo è stato il cazzo del protagonista, non sopporto. Secondo, c'è stato quello nero con quel coso con la camicia appesa, era ridicolo, con le scarpe da ginnastica verdi, una roba indegna, proprio indegna. Il gioco non era manco orribile, però non mi ha coinvolto. Poi a me si è messa sul cazzo il protagonista, non ci va davanti, capito? Questo che non sorride ancora, con questi che non sorridono. Kenshiro io l'ho visto 20 anni fa, basta, no? Più che altro non mi piaceva, non mi stava a piacere, quindi l'ho mollato dopo un po'. Per carità, poi magari era un gioco bellissimo, ma a me non mi ha risuonato proprio. Ma le tue belle spettacolari per l'idea saranno programmato random. Se tu hai la pazienza di seguirmi, no, no, in realtà domani ce ne sta un'altra, perché è programmata, sono programmate. Non faccio mai niente random io, Lu. Tranne, nemmeno, no, nemmeno. Vabbè, non faccio niente random. Ci provo almeno. L'illusione di programmare la propria vita almeno me la tengo, considerando che io sono un pessimo promotore e programmatore. Ma di che? Scusate che? Figurati. Era più per stronzeggiare che ti ho detto così che per altro. No, 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 sono due. Per il momento ne ho rimesse solo due. Mi piacerebbe farne anche altre, ma già sta settimana già ne ho fatte due e già mi è uscito da tutto, quindi già. Già ho sbagliato, però vabbè. Se non ricomincio mai, mai lo rifaccio, no? E mi sono divertito molto io oggi, martedì. Mo' vediamo giovedì, domani. Domani finisco di lavorare e poi attacco subito la live dopo mezz'ora, tre quarti. Il bell'uomo con il volante. Buonasera, Amon. Oggi non ce potevo stare, purtroppo. Dopo vediamo, se volete. Se rifunzionano sti cazzo di server. Grazie, Lu. Radio Action. Chi è Radio Action? Radio Action, devi scrivere. TV. Come sta scritto sopra la Damon? Te lo faccio io, aspetta, lo faccio io. Abbiamo fatto un... Come si chiama? Ma come stasera sei così sussiegoso? Che scusa, sti cazzi, dai. Ma che cazzo di pure che me dai? Ma mica so Pippo Baudo che me te magno, eh. Ecco, lo sapevo io, ha fatto un altro errore, lo sapevo, lo cacciamo, eh. Cazzo mi frega a me, dai. Ma mica che... Mica soffenne, Amon, eh. E se soffende poi fa tu fatiche. Io lo spiego che mi ho sbagliato. Ma non credo soffenda. Questa parte è vagamente a Nordlondo. Chi conosce Dark Souls l'avrà già riconosciuta proprio in maniera... in maniera inequivocabile. Ammazza. Non si vede un cazzo. Oh, ne avessi preso uno, guarda. Mi dovevo un attimo riscaldare, ovviamente. Per quello che non sono andato su con 94.000 anime, perché sapevo che sarei morto come una merda. 100.000 euro, signor Giovanni. Guarda con quanto sono sopravvissuto. Questa è una bella area però, eh. Molto bella. Ma che stai a dire? Buonasera, buonasera. Perché sei un big grosso con me? Io non sono né un big né grosso. Cioè, grosso sì, ma no big. Sono grosso fisicamente. Che poi pure quella è opinabile, voglio dire. Se, cioè, siamo sempre i piccoletti di qualcun altro. Quindi. Bellissima sta parte. Veramente bella. Adesso devo fare il furbo. Il parmigiano Johnny devo fare. Che ci racconti, Shadow? Sollevi 900 kg con un dito, tutte le mattine. Pure quando vado al bagno. Questa è la battuta che mi gioco sempre sul culturismo.
Sti con ste frecce del cazzo, che palle. Guarda poi, oh. Guarda che cucchiai. Madonna, tra capo e collo, madonna, che fine. Orrenda. Su? Mo se levano fra un po', eh. Questo per fermare i cosi dei titaniti sono proprio una bomba, ma... Non mi servono più a me, guarda caso. Oh, guarda. Ha messo la lancia. Ecco fatto. Mi ha sorpreso con la lancia, qua. Se tirava fuori una Maserati non mi avrebbe sorpreso se avessi tirato fuori una Maserati. Invece ha tirato fuori la lancia. Sono rimasto sorpreso. Mamma mia, che battute orrende. Orrende. Che te devo dire, sono stanco e sono in giro da stamane. Vabbè, siamo stanchi tutti. Però vabbè, basta che è una stanchezza sana. C'è anche la stanchezza malsana, quella. Per farla bastare non basta una dormita, per farla passare. Parmigiano Johnny. Partigiano Johnny era un film. Preso mi è stato un racconto, se non ricordo male. Se non ricordo male, eh. Fenoglio? Me lo ricordo, vabbè. Comunque era un film di fine anni 90, metà anni 90. L'ho visto tanto tempo fa, non mi ricordo un cazzo, mi ricordo solo Stefano Dionisi, il protagonista, mi pare. Stasera sono stato per un saluto veloce, ma ci vediamo domani pomeriggio, un Mirage e Popperace. Popperace mi devi spiegare che è, perché sennò mi allarmo, però sì, tranquillo, ma figurati. Vai, vai a con Dios. Meglio un saluto veloce o un veloce saluto? Boh. Chi non sa? Ah, quelle sì, voglia, che te vuoi dire che fa? Mannaggia a me, guarda, ho fatto il personaggio meno femminile della mia storia di creazione dei personaggi. Mannaggia. Mi pento ogni volta che la guardo. La prima volta che mi succede. Prima o poi. Vado a ripiarmi quelle che stanno del lato, anime, se no magari moro prima. È un peccato. It's a sin. Buon proseguimento, grazie a te come sempre per la simpatia e la gentilezza. Madonna, ma oggi... Ma che ti hanno assunto a Publitalia oggi? Grazie comunque, non scherzi a parte. Io poi devo fare lo stronzo con tutte le volte. Ma... Non scherzo, eh. Grazie a te per la disponibilità. Esisterà ancora qua Publitalia, chi lo sa? Sicuramente sì. A Serpico, la prossima volta ti schiaccio. Buonanotte, Lu, buonanotte. Mi raccomando, ne salutaci Torino. Salutaci Profondo Rosso. Che è girato notoriamente a Torino. Per la gran maggior parte. Questo è esattamente quello che ho detto l'altra volta. Quando stavamo a fare il boss, che sono rimasto tanto così. Quando stavamo a fare l'arcivescovo della minchia, là, come si chiama? Cardinale, come si chiama? Il vescovo adesso un cazzo, non mi ricordo. Sullivan. Mi sono fermato per bere quando non avrei dovuto, nonostante il combattimento poteva essere gestito. Invece di fare quella pausa e farmi inculare. Non è niente, perché soltanto ho perso poche anime, più che altro mi dispiace che dovevo rifare, ma quello è proprio il classico esempio di cosa non fare. Nella bramosia del beve vieni steccato e rompi il flusso del combattimento e lui se ne approfitta, perché tu in preda al panico bevi e quello ti sponna. È proprio l'ABC di Dark Souls. Soprattutto di chi c'ha poca padronanza, non è per fare il fenomeno, è perché prima morte succede a tutti, no? La smania del beve, diciamo, questo mese in gula, la paura quella malsana, no? Quella giusta che ti farà venire fuori l'adrenalina, quella che ti fa cacca sotto e ti paralizza. Hai mangiato? Hai bevuto? Sì, ma quanti siete? Un fiorino, che hai visto? Devo fare la del cazzo, guarda questo come l'ha preso via il muro, non si può guardare. Sì, vabbè, dai. Grazie Esili.
Questa è l'espressione dagli... Non è amareggiato, ma è negliero del culo, però. Potrebbe andare meglio. Ma Dark Souls, per favore, che te lo dico qua. Poi sotto c'è così da cavaliere ancora, sì. Pure i guanti sono quelli del cavaliere. Altrimenti è troppo leggera questa armatura. Già è troppo leggera così, no? Però è bella. Veramente bella. Sebbene non sia quella definitiva che prenderemo quando ci arriveremo. Lei è febbica, capito? La più femminile Link è questa, mannaggia la puttana. Oh, porca madosca, almeno fa vicino. Stronzi noob. Mamma mia, guarda come. Bravo. Senza pietà proprio. Bastardo, mi hai fatto rimanere tutte le gambe. Che coglioni io, ma da dove ha preso mo questo? Guarda da laggiù. Guarda quello che. Queste non sono frecce, queste sono lance. Sono lance da torneo spacciate per frecce. Anche meno, Quando è piata la spada io sono piata a caricati ormai. Guarda, mo mi spugna. È coppiato per culo, guarda. Ma ci starebbe pure bene. Freccia pesante da ammazza draghi. E da ammazza entusiasmo pure. Soprattutto. Cosa apro lo shortcut? Per quello devo aprire. Devo arrivare prima qua. Così posso andare nell'altro falò. Che sennò ci vuole veramente troppo. Non che sia tanto pesante quella scala, ma un conto è che gli passi da sopra, questo un conto è che devi rifarli tutti da sotto. Porca puttana, ho tirato. Come in here. Astronzo, punto esclamativo. L'armatura è bella, non la metto perché non... In realtà è bella da vedere, ma non mi piace come sta sui personaggi. Non so se mi spiego. Vediamo se riesco a... Corazza dei cavalieri d'argento fedeli a una famiglia reale del passato. Un a caso, capito? Si narra che persino dopo la scomparsa dei cavalieri reali, i cavalieri abbiano continuato a vegliare sul loro palazzo e sulla cattedrale in rovina. Non mi ricordo. Non si vedeva? Ah, devo fare così. Tiè, bella è bella, Però, boh... Mi sembra un exogino, una roba del genere. Devo farsi orrendi di gomma gli exogini. Collezionabili, mi pare. Mamma mia. Mai avuto uno, non ho sempre visti dall'altri. Era una specie di... per capire quello che c'è, una specie di proto-Pokémon, capito? Tutti diversi. Senza essere colorati, però, tutti plastica dello stesso colore, non so, uno era verde, uno era rosso, uno era bianco. Orrendi, tutti. Eccoci qua, questo è un posto molto importante. Se non sbaglio, eccolo là. Chi sarà loro? È inutile che mi metta a rifamo, ve lo ricordate questo personaggio? Però questa parte è proprio, è quella, no? Tu dici, ma come Iridil? Ma allora, ecco perché somiglia a Norlondo. Qualcosa c'è. Scusa se poco. Mo vediamo se mi ricordo bene io qua, Mi ricordo bene. Altro che. Mi ricordo bene pure che è una sola anna qua sotto. Meraviglioso però. Porca miseria. Qua ci avrebbero dovuto mettere un minimo di eco per i passi. Se avessero messo l'eco per i passi sarebbe stata una roba impressionante. Eccola qua, l'armatura di Ottone. Non è quella che mi serve a me, ma...
chi si è visto la run o chi ha visto qualche run di Dark Souls 1 la riconoscerà subito. L'armatura di un cavaliere noto un tempo come la luna oscura. Si dice che qualcosa di osceno si nasconde dietro questa corazza di ottone. Il profilo di questa armatura è quasi femminile, perché la portava qualcuno che stava vicino a un certo falò ad Anorlondo a Dark Souls 1. Niente male. Ah no, mi sto sbagliando, ma credo che veniva fuori qualche rompicoglioni. Oddio, mo. Non mi ricordo che cazzo ci sta qua, se. C'è un punto in Dark Souls 3 in cui se si fa una certa azione corrisponde a una certa reazione, ma non è qua. Qua non mi ricordo se succede qualcosa. Non te lo meriti. Ho fallito. Questo dovrebbe essere vero. Anello dell'inversione. Ah, che un uomo diventa donna. Aspetta, com'era? Ah, permette di compiere azioni dell'altro sesso. Gwendolyn fu cresciuto come una figlia grazie a Laura Lunardi. Dice che si comportasse come una dea, imbronciata e permalosa. Non mi ricordo assolutamente come si usa questa roba qua. Giuro, non mi ricordo. C'è spreco pure questa, ti dirò. No, non mi ricordo a che serve. Veramente non mi ricordo. Stasera non c'è verso che io me lo ricordi. Rendi invisibile le rotolate, mi fa rincoglionire, non lo metto più. Lo mettevo prima. La prima volta lo mettevo, alle prime run. Il ragazzino del tufello mi ha fatto, porco cane. Il famoso ninetto. Mi ricordo qua controlla tutte le ante, tic tic tic, tutte le absidi, anche se non sono absidi, sono vetrate, per vedere se ci fosse qualche passaggio segreto che non c'era, che io ricordi, non era proprio che c'è. Andamenda. Questa è una parte molto vagamente ammiccante al giocatore che ha fatto tutta l'esperienza di Souls, ma proprio vagamente. Leggerissimamente ammiccante. Andiamo a aprire un shortcut prima che mi scordo. Qui stavano i giganti che dormivano, di cui ce ne può fregare di meno adesso. Lo sapevo io che succedeva questo che abbracevo, guarda, lo sapevo. Cerco di scappare, che palle. Sì, fa parte del gioco l'invasione, però che coglioni, mamma mia. Soprattutto cioè veramente quando non c'hai proprio voglia di combattere con la gente. Più che altro se non laggassi uno. 2-3 puntate fa uno l'abbiamo pure sconfitto, non è stato mica male. Però l'ho sconfitto proprio per miracolo a Milano, Guardiamo che faccio io, Non mi ricordo se ci si possa riposare oppure no. Mi sa che devo attraversare la nebbia di un boss. Se mi siedo al falò, sono fottuto. Cioè, non mi faccio cose te. Tanti si nascondono, diventano sedie. Però il giocatore smaliziato lo sa che quella sedia lancia. Eccola là, sta là sopra qui. Ecco, scavate tutto. Ma non mi ha visto.
Dopo se non ho visto sti cazzi. Perché me lo fa sgamare? Finché se può. Fuggiamo dalla Pugna. No, dalla Puglia. Poi noi c'è pure la rottura di cazzo dei nemici che ti attaccano, quindi no. Guarda se mi tiro un per cazzo tu, eh. Dai. Sì, vabbè. Cazzo che liscio. Clamoroso. Clamorosissimo. Guarda quello si sta a fare purgare dai merdi. Ceneri sui miei pomodori. Oh, quanto rompete la minchia, ma ne volevo parlare. Quanto rompete la minchia. Giuda, non fame, Giuda ci ha battito. Ma scusa, mondo cazzo devo andare, mi sono perso. Con la fregna che devo scappare. Soprattutto io devo andare qua sopra o no? Devo fare qualcos'altro che porta quella roba giù. Sta più in dubbio. Metto il rosario, almeno se quello muore mi piglio una lingua in più, l'ha visto mai. E cambia sti cazzo dei capelli qua. Tutto questo con queste frecce me l'ha fatta a peperinio. Molto bene. Frammento di titanita. Vedi, quello è morto. Grazie. Allo, ma dove cazzo sta questo? Sparito. Mi sta cercando per tutto lo stage. Per me proprio non mi troverà, credo, a questo punto. Mi sono scoperto qualcosa qua. Qua non si procede oltre, mi sembra palese. La memoria mi sta ingannando. Assai, direi. Estremamente costoso. Oh, oddio, questa è la parte con i cosi invisibili, porca puttana. E come ci arrivo là sopra, mo io? Questo è un personaggio... Se... No, segreto. Non so se è segreto o meno. Comunque, non facilmente raggiungibile. E io non mi ricordo come si fa sta cosa. Adesso. Porca puttana. Ah, così. Santa Lucia. Coglione. Come si poteva fare? Ammazza questo ponte che minaccia. Ponte vecchio. Allora, eccolo qua. Mo te voglio.
Mo te voglio a trovare il coraggio di vedere dove cazzo era. Aspetta, vediamo se ho gli oggetti giusti. Eccoli qua. Sì, ma guarda un po' più giù, no? Vabbè. Miglioramento della morte. Questa cosa sta pure in Elden Ring, se non ricordo male, dopo a un certo punto. Il problema mio è che mo non so se torna dritto o girare. Guardate, quello è il ponte dove stavamo prima. Si vede tutta Iridil, eh? Tutta si vede. E anche qualche parte dove non si va, oggettivamente, però. La parte esplorabile. Ciao. È tutta visibile. Piano. Io ti giuro, sti cosi l'ho usati solo qua. Che poi così è inutile, che cazzo ci faccio così? Facciamo le lucine di Natale? Fammelo tirare avanti, no? Ma uno lo so fa io, lo tira a un metro. Fino a qua è sicuro che c'è stato. Ecco là, va. Mi sono cagato sotto. Ah, ecco dove si scende qua. Ok. Ho recuperato tutta la mappa. Dichiara il tuo nome. I am Yoshka, captain of the Dark Moon Knights. L'abbiamo già visto. What beckoned thee to such a place? If thou'st come stumbling here in error, I bid thee leave anon. Mazza che braccette secche. This tower is a prison. Thy presence shall invoke the ire of the tyrant Sullivan. Sullivan, già so se voleva dar caso. It was a rare delight to converse with another. My thanks, strange visitor. May the dark moon watch over thee. Thou think'st to remain. This tower is a prison. I bid thee leave. May the dark... Thou think'st this... May the dark moon... Non mi ricordo come se fanno altri dialoghi, ma... Provo a riposare magari. Spariscono le lucette di Natale. Vedi, abbiamo pure decorato. Che cazzo vuoi di più? Sta pure a lamentare. Sposta la seggiola. Non mi ricordo questa. Che cazzo bisogna dirgli per farla parlare? Cioè, che cosa devo fare? Non me lo ricordo. Ma non è importante, a me tanto degli NPC della luna oscura, sta roba adesso non è che me ne frega un granché, devo dire. Non te voglio qua per scendere senza passare per male. Ecco, più che altro per prendere gli oggetti. Oh madonna. Sta sempre il fatto che io non mi ricordo dove cazzo devo andare. Cioè sopra dovrei aver risorto, ma perché questo era l'ultimo passaggio, se non ricordo male. Ah, eccola qua, tunica dei guardiani dei dipinti. Pochi riferimenti a Norlondo ci stanno qua, pochi. Questa è in qualche modo a Norlondo, ormai si è capito, no? Il tempo è distorto, bla bla bla, quindi magari sono passati 5 anni. Non è vero, sono passati 5 anni. Ma che noi chi ce lo dice, scusa? No, perché nell'oggetto, nell'uovo, nell'oggetto a forma di uovo che si nasconde nello zoccolo di Gnu, viene detto chiaramente che... Vabbè, mo penso che gli oggetti sono scorsi. Sono fernuta. E voilà. Colpo di scena, siamo nella chiesa. Eccola qua. Tadà. Questo sta pure un personaggio, io mi sono sempre perso. Non mi sa che me lo sono perso per stavolta, se non mi sbaglio. Forse non è ora, che è talmente nascosto che... Al buio. Forse l'ho assaltato, non mi ricordo.
Oppure in questi ci si può mimetizzare quando fai le invasioni, quando ti invadono. Proviamo a andare verso giù. Cioè dovrebbe avere qualche falò più comodo per scendere, però. Posso pure andare a visitare le prigioni, La parte sopra non mi pare che riservi granché adesso. Eccola qua. Cambio innevato è sempre DLC. Non è il momento di fare sta roba. Oh, aspetta, ho lasciato aperto il browser che consuma risorse. Vabbè, va niente. Lasciamo aperto perché sta finita di fare una roba. Voi direte, ma sti cazzi, infatti. Ecco le simpatiche prigioni. Simpaticissimo. Questo non me lo ricordavo assolutamente, per esempio. Ma ha atterrito, Mau. Abbiamo uno squacquerone, come dicono già, non è vero. Non lo indicano così. L'ho fatto via un corpo. Pure qua c'è sta da esplorare qua sotto. Qua c'ho la chiave di sto cazzo per entrare. Qui stanno dei nemici, mamma mia, sono odiosi a dir poco. Eccola va. Con quel coso per marchiare a fuoco i prigionieri. Chi è che sta a fare sti passi bandi? Perché ho visto sta polvere? E se non ricordo male corro l'equipaggiamento, forse, non mi ricordo, non vorrei di cazzate. Però fa, c'è un effetto proprio, forse fa la malattia con le ranocchie, non mi ricordo. Ma non è importante, spero di non scoprirlo. Porca madosca, quello che spigne, guarda tutti i tranelli mi sto a fa', mi sto a fa' fregato, oh Gesù. Ecco che dovevi mangiare. Ta-da. Ma scusa, andare a facciare, no, ma sarei coglione, no? Stavo prima, dai. Non fa più danno, no? Qua se uno ci voglia di fare in fretta, mette il fuoco, e se c'è abbastanza di come risorsa, mette la resina sulla spada. E fai dritto come un fuso. Permestando che è abbastanza fanno palla al cazzo. C'hanno un'energia da... Non gli fa piacere neanche i morti per fuoco, Non è niente proprio. Certo, una spadata è un po' più rassicurante, però il fuoco gli dà quella... Come lo potevo chiamare? Quella staggerata in più. Qua c'è stato qualcosa di segreto, mi fatta ricordare. Oh, sapevo, mi ricordavo questo, no, questo me lo ricordavo, c'era qualcosa. Se mi ricordavo, non mi ha messo paura comunque. È solo che non mi ricordavo che fossero in due, ci rompi con io, su e molla. Ha bevuto perché io stavo del comando mentre stavo... Sono un bastardo, sai. Guarda, me lo faccio, Quella breve, giusto?
così un'altra camminata. Solo che dura pochissimo. La parte quella piccola dura poco, il cartuccetto dura veramente poco. Mi sa che qua sto in un'altra parte che adesso però non è dove devo andare. Vabbè. Se ci apriamo qualche un po' di strada va lo stesso. Altra armatura di classe. Che cazzo è? Ah, sono quei bastardi che mo fanno sanguinamento fino a che non crepo, se non faccio così. Se tu non lo sai, prima morte, mamma mia, quando fai certi giri in continuazione, non sai che pesci piglià proprio. Poi c'è sta pure il tizio con la gabbia sulle spalle, non ci siamo andati più a vedere se quello me si può caricare, se mi mancava un pezzo, a me l'altra volta. Sarebbe il caso che ci andassi, in effetti. Va rotta all'inferno, guarda se ti sbrighi poi non fanno in tempo a fare sta cosa, ma sono talmente veloci che... Comunque questo è uno dei luoghi più inquietanti e ben marci del gioco. Che dei punti inquietanti e marci ce n'ha da vendere. Ecco che fanno quelle maledette, vedi che fanno? Se riducono l'energia e tu devi aspettare. Non mi sono ricordato che fanno. Dovrebbe risalimo, però ovviamente vuota risale. L'avevo scordato. Vabbè. Poi dici perché te stanno sul cazzo, no? Ok, siamo risaliti dalla parte opposta da dove ci avevano spinto. Che gnotta! È come se gli avessi tolto le ultime cose importanti che c'hanno, capito? È chiusa. Ecco, qua si va dove dico io. Dove c'è sta un certo tizio. Ah, mi è arrivato sotto, non lo so. Devo sbrigare prima che fanno fuoco e fiamme. Sardatore. Anche perché me lo darebbe il culo morire con la brace così carica, che l'ho messo solo per vedere quella roba lì. Sarebbe un peccato veramente. Se stanno a far stellare nella mente una serie di cose che vorrei fare che non ho fatto. Vabbè. Proseguiamo. Bellissimo, dei colori, già i colori sono marci, no? Sto verde orribile, sto verde malsano. Vabbè, poi staggerà uno che pesa 20 grammi. Ecco, questo sta a cercare a questo punto qua. Fa un po' ridere sta cosa, no? Te lo schiaffo uno zombie che si regge col vento a favore in piedi. Te staggerà. Porco... mamma mia. Madonna, questo fa schifo veramente, oh. Manco mi ricordo se si può ammazzare, ma... come volete fare il gioco d'oro? Io lo so che lo dovrò fare, ma cioè state a vedere che a me basta che se va un po' oltre come mi cago sotto. Non potete capire quando guardi film d'orrore io che roba. C'ho il genio civile per non farmi cagare sotto.
Andiamo avanti su queste bastardi. Vabbè, non è il fumo, fanno il fumo e poi fanno quella specie di corsetta che ti diminuisce l'energia. Oh madonna. Questo lo devo ammazzare, sennò si incazza. Ma io lo sapevo. Ma come andiamo a mettere a disagio sto posto? Mi sembrava un segno di vocazione, per un attimo ci avevo quasi creduto. Un soler d'antan. Non dico un soler. Ma... che ne so. Giovanna la castiga matti di Manila, allora magari. Immaginate voi a creare un level design in cui le porte si aprono sempre dall'altro lato. Meraviglia. Poi cazzo vuol dire che a casa due porte si aprono solo dall'altro lato. C'è una spada che pesa 200 kg. Questo è un altro di quelli... di quelle imboscate maledette che fanno i attacchi, no? Non mi ha messo paura e non mi ha fatto granché, però... bastarda lo stesso. Lancia del coccio, gemo, leggiamo sia il saldatore che la lancia. Ma qua mi manca un pezzo però, perché sono troppo giù. Ah no 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 no, sono giusto. Perché mi sono visto sta torre e mi sono messo un attimo... passo del ritorno. Che meraviglia, veramente meraviglioso. Però che fatica sopportare sti orrori, è veramente una fatica. Ehi, t'ha già visto, mamma mia. Queste sono già più corrotte di quelle sopra. Già che non si muovono i passettini. Come in zia. Oh, sti attacchi ritardati. O li fanno velocissimi o ci mettono 6 ore. C'è una via di mezzo. Mi sembra una cosa totalmente lapalissiana. O li fanno lenti o li fanno veloci. Non è che c'è stata tanta scelta. E che palle, pure il mimic ci manca qua. Come l'hai riconosciuto? Dalla catena, questa lo sanno tutti, pure... lo sa pure Papa Francesco. Se la catena è verso l'esterno è un mimic, se è verso l'interno la catena che c'hanno sulla destra è uno scrigno normale. Guarda se mi dà ammazza sta faccia del merda, mo, eh. Sì, guarda quando te leva. Ma io dico, eh. Gustavo, gusta se cibo è guasto. Simbo... ah, mamma mia. Scheggia di Estus, questo è importante. Simbo... rido perché il simbolo dell'avarizia è una cosa che... centri della priorità, un grande appassionato di armi. In mano c'è un pezzo di stoffa, non si capisce di che colore sia. Cioè si capisce, ma è mescolato. Attrezzo per la marchiatura utilizzato dai carcerieri della prigione di Iritil. Utilizza la punta per infliggere danni da fuoco e impedire l'utilizzo di Estus. Questa sicuramente la... lui si sarebbe immaginato chi, o chi per lui, Miyazaki, che nei multiplayer tu usi questa e l'altro un po' beve, capito? Lancia del coccige. Lancia ritorta utilizzata dai prigionieri dei sotterranei di Iritil. Nata da un fragile coccige che essi pensano sia un simbolo dei draghi. Le loro grida di agonia echeggiano per la prigione mentre squarciano la propria carne come a chiedere penitenza. Perché però i draghi? Non mi ricordo sta cosa, perché se li fanno ai draghi?
forse perché sul laurea della Bocconi. Complimenti. Oh, giuro, non mi ricordo un cazzo. Questa parte forse perché è talmente... ci sta qualcosa di grosso là sotto, ma non so se me ce posso buttare così a cuor leggero. Ok, questo non potevamo dire, no? Una botta di ritorno, vero? Qua c'era un abbozzo della cosa che ti si ricarica la Estus quando ammazzi qualche nemico. Però non è come... Elden Ring succede più di frequente. Non tantissimo, sicuramente più frequentemente di qua. Qua fino a mai è successo una volta sola qua in questo scenario. Sono più piccoli, quindi è ovvio che... ce so, tranquillo Chad, tranquillo, tanto io parlo pure se... parlo sempre, a prescindere. Cioè nel senso, mi senti lo stesso? Dio, che c'è stato qua? Ah, il gigante, il cicognone. Sì, no, ma figurati, capirai. Vabbè, mi ha sfiorato, porco cane, mi ha sfiorato. Non si sa manco come mi ha preso. Sì, no, ma tranquillo. Idem, certo. Io me lo sbriga, ovviamente, cosa che non avverrà, perché non ho aperto un cazzo di shortcut, non ho trovato chiavi, non mi ricordo niente di questa parte di merda, che mi mette solo paura. Oh, vaffanculo! Solo per l'abbraccio, guarda. E io lo sapevo che andava a finire così, ma da me. La Brescia non è mai una cattiva, una buona consigliera, Dark Souls. Mai, mai, mai. Sì, ma morì così mi gira il cazzo, però. Visto che mi hanno levato le anime, fatemi andare a sto posto un attimo, voglio andare a fare quella prova lì. Così, senza motivo, senza alcun motivo. Ah, sì, ok. Non capivo. Allora, qual è la strada più breve, Annella? Il ponte, questo qua. Giusto per capire dove porta. Boh, è tutto strano. Beh, Dark Souls 3 se lo conosci un po' diventa chiarissimo, ma è prima morte. Non lo è. Dunque, mi sono sbagliato. No, è giusto. Le prigioni mi hanno sempre dato fastidio perché sono proprio malsane. Poi te viene fritta le fattele perché sono... te danno un malessere proprio... non è sano. È fatto apposta, è costruito alla perfezione per quello. Però...
Io sono rimasto a Bloodborne, ti pare poco. Spero di riuscire a portare Bloodborne prima o poi. Il problema è sempre la... la scheda d'acquisizione mi manca, quindi... No, no, coraggio perché dici? Perché sono difficili. Ma no, non ci vuole prendere coraggio, ci vuole un po' di pazienza per prendere un po' d'affinità, poi dopo, una volta che ti sei sintonizzato sul sistema del gioco, ti sei affinato un po', mori, puoi morire lo stesso, per carità, però non è una cosa così terribile. Il diavolo non è così brutto come si dipinge, diciamo. No, se te ci trovi, te ci trovi, non è che te lo... non te lo obbliga nessuno a giocarci. Oggi purtroppo c'è stato grande desiderio ed emulazione di Dice un fenomeno, perché gioca Dark Souls, ormai ci gioca veramente la chiunque. Guarda, l'ho fatto cascare dietro, lui ancora mi riesce a beccare con la freccia, guarda se gliela tiro io, Becchi col cazzo, è tutto coincide a perfezione. Faccio vedere il mirino, Ma preso una volta sola, però è ovvio che qua mi ci fanno molti meno danni. Ma se devi... no, ma chi ti insulta? Ma che cazzo ti frega che ti insultano? Mi insulti perché non gioca a Dark Souls, sai quando mi sciacchi le palle? Dico in generale, no? Ma sti cazzi, ma che se ne frega? Già a me me ne frega un cazzo normale delle cose serie, pensa di questa. Io ci ho sempre giocato perché mi è sempre piaciuto, già in tempi non sospetti, no? Stavo a parlare degli anni in cui è uscito Bloodborne, io l'ho cominciato a piarli in mano seriamente poi dopo. Seriamente inteso come... Salve, buonasera! Come divertendomi ci si... mi... Adagio. Procede adagio. Che dici? Che stavi a fare? Eccolo, il nostro uomo. Vediamo se riusciamo a... Aspetta che mo' te... Ah, ottimo. No, no, che sti cazzi. Molto lo faccio quando si può fare, aspetta. Io mi ricordo che questo si fa. Perché mo non lo fa? Io sto attaccato. Sono salito in groppa. Ma dovrei già essere dentro io. Come disse l'attore nel set a Jessica. Che ti pare che da rompere il cazzo? Vattene a fanculo. Questo rompi i coglioni. Sì, sì, va bene, va bene. No problem. Allora mi ha insultato per risorse, ma che scemo, è tutto qui. A me, ma che cazzo te ne frega? Ma figurati. Sop. Ho scritto sop. È che io mi sono... cioè, veramente, no... siccome ho sviluppato diversi anticorpi, Shadow, nel corso della mia esistenza, capito? Diciamo che la permalosità non è, mi fa più parte della mia personalità. Non significa che una persona non ti possa ferire, però diciamo che del 99,7% delle cose che mi dicono me ne sbatte il cazzo proprio allegramente. Ma proprio allegramente. Per quello dico, no? Cazzo te frega. Se io voglio giocare a Candy Crush Saga, ma che cazzo vuoi? Per esempio.
Una volta ricordate che cult che era Candy Crush Saga. Comunque qua io devo vedere perché questo non mi fa salire in groppa. Io non so perché. Sono fatti suoi. E devo capire perché che mi manca da fa qua. Non sono persuaso mica che io qua ho fatto tutto. Vabbè, torniamo qua, poi vediamo te. Ciao. Mi fate venire in sonno, voi salite quando dormite qua, proprio a... Sono rilassanti solo a vederli, sti gomitoli di pelo. Ah, era lo sguardo, mi sa, che te faceva... Non era il fumo, fanno quella specie di fumo, se innescano quell'incantesimo e quando te guardano, pure se tu non li vedi, ti abbassano l'energia. Se rientri nel loro campo visivo. Animaccia tua, animaccia vostra. Il mitico vecchietto dei noi due carabinieri. È morto, ma pensa come vivo, animaccia sua. Animaccia vostra. Tra l'altro c'è il simbolo della Mercedes, sto coso. No, il simbolo della pace è un po' arzico, meno visibile, però gli si assomiglia. Questa è veramente una zona di merda. Questa è veramente una zona di merda. Bella però, nella sua merdaggine. Queste catene che scivolano proprio il massimo della vita. Poi più della paura, a me, più della prigione della paura è sempre stata la tortura, perché la tortura è un qualcosa che veramente mi atterrisce. Infatti io non amo tanto i torture porn, oppure che sarebbero i film dove tipo... Non so porno, si chiama torture porn, però sono i film dove la tortura è il piatto base della trama, come Hostel per esempio, per dire l'ultimo, il più moderno, che mi ricordo. Che io non riuscii a vedere, i miei amici se lo videro nelle famose serate che facevamo noi a base di cinema. Io non me ne sono visto neanche un minuto perché mi metteva troppa. È una cosa a cui sono ipersensibile. Poi il film horror te deve disturbare, però quello non mi piace, non ci trovo gusto nell'essere disturbato dalla tortura. Non so se mi spiego. Vado rompere cazzo, ma vedi. Questa zona sto a morire in botto perché poi le ho sofferte tanto, quindi... Dicevo, questa zona è veramente una palla al cazzo, salva, cioè... È bella perché è evocativa, però mamma mia, è veramente dura. Questi stanno sti bastardi che fanno quell'incantesimo che riducono la vita. Per me è quella più marcia. No, non è che sia brutta, è difficile, ma non è brutta, è altro. Brutta che può essere la città infame che laggava. Ai tempi, la palude, che a me mi piacciono i paludi, però questa non è brutta di per sé. È una rottura di cazzo, quello sì. Ma la freccia si può puntarla, io dico no. Ma chi ha fatto questo sistema di shooting? Ma deve essere un cretino di prima categoria. Ma come cazzo fai a fare una cosa del genere? Guarda, ma... Ho tirato la freccia da super attack. Freccia al ciano acrinolato. Mazza, non cazzo. Guarda, mica si muove sta infame. Ah, pure da laggiù fa effetto. Lo sguardo di Satana. Guarda, in punta spillio. Vieni, che ce l'ho qui la brioche. Lo faccio fare la fine del giorno di Silverhand.
Io vorrei conoscere l'imbecille candidati collezionabili. Mi sarebbe piaciuto tirarmi una sta giocata di star capisale, sono veramente assai. Non me lo di a me, che io sono proprio contro quella roba là. Infatti mi sono rimasto a strada, è incredibile, ma è vero, eh. Vedi un po', adesso dovrebbe essere passato, è stata una botta di... Una botta secca è stata, vedi un po', mo? Non vedo, io non vedo segnali in tal senso. Guarda che cazzo. Ho fatto Caterina Guzzanti con i capelli corti. Ok. 1, 2, 3. Perché non si apre qui? Tra l'altro come ci sono fatti diversi salti. Tipo questo, quando l'ho visto mi sono scordato, mi sono fatto saltare per aria. Eccoci qua. Ecco, se ti ricordi di aprire scorciatroie, magari, eh? Chiave dell'evaso, ecco. Finalmente, ora abbiamo la chiave per aprire diverse porte. Non questa, ovviamente, subito, abbiamo purgato subito. La spada lunga mezzo metro, lui col piedino da signorina Silvani, ma ci arriva a fiamme, sì. Va bene. Porca hitbox di merda, oh. Shitbox. C'è sempre da capire perché tu te scopi, te spogli in camera da via, vanno a scopare la madre. Perché sei giù? Marcuccio. Chissà che l'attava pronta, c'hai solo la corna pronta, sono Marcuccio. Ma che cazzo è proprio, si aspettava adesso. Ah, devo potenziare. Potrei potenziare Estus con la scheggia, mo quando torno da Andre, me devo ricordare. Andre the Giant Alchemia. Eccolo com'era il metodo per far svegliare sta testa di cazzo. Questa testa di cazzo va svegliata da sotto. Ah, qua ci stanno pure i topi, che simpatia tra di noi. C'è simpatia se tu lo vuoi. Piccone, mi manda piccone. Guarda, che te fanno muove? Che te fanno muove? Tre topi. Beh, sono giganti, sono grossi come un cane di media taglia, però. L'ho visti oggi, l'ho visti un po', però. Stiamo sempre là. Ho disinstallato pure subito. Subito dopo poco Final Fantasy, quello lì di Tecmo. Come si chiama? Salva. Mi sfugge il titolo, talmente me ne frega un cazzo. Il talpon. Mi sta sul cazzo troppo. Stringe per fare. Mi sta troppo sul cazzo il protagonista. Non ce la facevo. Poi quando ho visto quell'altro, uno che sembrava. Vabbè. Sembrava la copia di quello che sta a fare in Fantasy 15, però con i capelli rossi. Classico ragazzetto sfrontato così. Quello di colore rasta con l'armatura che si ricorda una camicia con la canotta, con che scarpe a ginnastica verdi. Ma io mica. Cioè, l'avrei sopportato quelli se il protagonista fosse stato. Cioè, mi stava proprio sul cazzo lui, non lo potevo vedere io. Con questi capelli corti, con questa voce profonda da cinquantenne, c'aveva 20 anni. Quelle sono le cose che a me, capito, non mi fanno anna oltre. Nonostante tutto. Perché poi il sistema di combattimento mi pareva pure interessante. Moto GP 23, insomma, guarda.
ci ho provato, non si può guardare, veramente non si può, non mi piace proprio. Mi è proprio calata la palla, capito? Subito, subito. Quindi è finita là. Pietra del torso di drago. Eccolo qua. Vediamo se riesco a ricordare, a capire se riesco a fare. Se ce l'ho poi. No, me lo metto in quella posizione esatta che dice lui. Lo so che è il momento di gesto, ma non ce l'ho. Non mi pare che stiamo mettendo a sede e basta. Beh. Ah, come fa? No, ma mi pareva proprio brutto. Sempre solite cose, come se muoveva e comincia a fare così quando acceleri. Ma non si può dare, guarda, non vedete qua, roba, la non vedete più. Ma sai che non è questo il gesto che gli occorre a lui? Me lo metto in posa, quella posa là che dice lui. Ma non ce l'ho, mi sa, ancora. Guarda, Fantasy 15 è bello. A me mi è dispiaciuto, nonostante tutto. Mi sono ripreso la Royal Edition. Bobby Kotick sta per lasciare Activision Blizzard. Che sarebbe il CEO? Io pure sì, no, beh, certo, certo. Come fai a resistere a prendere una cosa anche se è inutile come per me, perché non sto usando incantesimi? Impossibile. Cioè devi lo devi via quel drop. Vedi, poi esci dalla prigione e ti aspetta la bellezza, la pace, la serenità della carta stagnola del presepe. Sì, perché questo è veramente brutto. Questa è proprio la texture spalmata così. Però vabbè, diciamo che gli è riuscito meglio in altri ambiti. Però comunque l'idea che vogliono trasmettere te la trasmettono lo stesso, dai. Ma non facciamo i pignoli. Questa sembra solita scenetta, la principessa che va da questo, capito? Questo. Ma che cazzo sta? Ma chi ci crede? Ma chi ci crede? Eccolo qua. E che ne so io? E che ne so io? Pensa sul premium, te regalano. Te fanno provare 2 ore Baldur's Gate 3. 2 ore e basta. Gioco completo. Però c'è il premium. Hai capito? Sti bastardi. Beh. Certo, ma per carità. Quello è. E lei dentro voglio ammazzare, fai cacare, fai. Vabbè, potevo passare pure da di là, in effetti, sono proprio un gaglioffo, vabbè dai. Guarda come se si arrivava. Oh porco cazzo, non mi ricordo. Ah, dalla finestra? Sì, devo andare a aprire la finestra. Sono 10:20, alle 10:40 aiuto, tanto non mi pare che stiamo a fare grandi progressi, mettiamola così. Che coglioni con queste balestre. Armando balestra. Guarda che una cosa. A rimbarzo mi hanno preso. Qua c'è stata sempre dall'altra parte.
sta qualche cella che si apre con la chiave dell'evaso, no? Perché non si apre? Poi boh. C'è un'altra chiave. Non si riesca a aprire la finestra. E su! Ricordavo che si apriva con questo. Non mi ricordo che fa qualcosa, ma mi ricordo che non l'ho mai usato. Vabbè. Poi c'è una velocità con queste balestre, però, per ricaricare una balestra ci voleva un anno e mezzo. Nella realtà, dico, vabbè, sempre i soliti discorsi che poi... La balestra era letale, ma era lentissima da ricaricare, cioè voleva veramente un botto, solo per tirare la corda. Sono morto comunque, sto morendo veramente un botto di volte stasera. Tra l'altra sera e questa sera sono morto veramente una cifra di volte rispetto. Ho recuperato tutte le volte che sono morto. Beh no. Sono morto tanto, ma prima che recupero tutte le volte che sono andato liscio. Le prime volte morivo tantissimo in ogni circostanza. Questo vedi, gira una levetta già ricaricata la balestra. Oh, andiamo, da madonna, ma che portata c'ha sta mannaia? Che poi saltando di addosso se staggerano pure loro. Dunque, io sono morto per prima, per topo. Vedere aperta finestra, balordacci, vero? Se muore se vado sotto, se non sbaglio, è troppo alto. C'è da arrivare tramite i talponi. Meno male. Hai incontrato la malaria del cavaliere. Anima del guerriero sfinito che si è rotto il cazzo, non ne va più. Questo è vero e quello è falso. Vedi, questo è proprio l'esempio. Catena indietro, chiave della vecchia cella. Della nonna. Questa invece verso avanti è il mimic. Tra l'altro è sempre tosto come un muro. Ah, questo è quello quadrupede di Dark Souls 2. Questa è proprio un'infamata, poi con ste ranocchie. È proprio un'infamata di quella prima categoria. Oh. Marco cane, non rimane qua in mezzo. No, non solo sono brutte, sono pure infami. Perché mo queste, se io mi rimango nella nebbia, anello dell'oscurità, che non mi ricordo quello che fa. E cazzo. Ecco alla. Oh, sapevo io, lo sapevo. Non mi ha fatto rotolavo. Questa è proprio una. Questa è proprio una merdata, metterci le ranocchie là, in quel numero così. Ci metti il coso, ci metti il... Ma come è chiusa? Ma
Ma come è chiuso? Ah, forse questa è la prima cosa che sta giù. Questa non è certo la cella più vecchia. Mannaggia. E poi pure c'è questo, c'è sta, quindi faccio la shortcut dalla finestra, la scorciatoia dalla finestra là, quella piccola, dai. Ma appena passa sta rompicoglioni qua, Sor Paola. Quando dentro gli occhi azzurri non fa un cazzo, quando sono gialli semplicissimo, fa quell'effetto maledetto che ti riduce la barra dell'energia. Fa un'altra notifica sul telefono che metto dentro alla lavatrice. Mm-hmm. 666 di danno io ho fatto. Bellissimo. Cioè dovevo ritornare lo stesso qua, perché sotto, la parte sotto non è esplorato un cazzo. Ma mo mi tornare via quelle anime di merda là. Ci vado subito senza stare a affrontare i cugini di campagna, tanto non me ne frega un cazzo da ammazzarli tutti per forza. Già l'ho fatto. Anime mie. I cugini di campagna in Dark Souls. Ma non mi ricordo se le ranocchie già sono presenti sul posto, però questa è una curiosità che ci toglieremo fra poco. I topi punk, meravigliosi. Queste merde. Sono pure ultra resistenti, ci hanno due corti per tirarli giù, capito? Io non mi vorrei vendicare, ma non vorrei rimorire. Cioè, condizione necessaria e sufficiente. C'ho pure mi si ficcano appresso però, capito? Oh, dai, dai, ma come faccio a non arrivare fino a laggiù? Sì, vabbè, sì. La spada più corta d'Europa, c'ho la Claymore che si ritira. Ma sto nella fase che mi fa rosica tutto, è chiaro, no? Tipo questa che mo col colpo caricato non l'ho. Non l'ho ammazzata sul colpo. Perché? Ma de cazzo so, porca puttanaccia! Oh! Affanculo, andate! Maledette! Maledette! Ecco fatto. Topo di casa mia. Certo che è una donna. Sì, no, non è proprio femminile, ma è una donna. No, io lo sapevo. Quello lo vidi a Propaganda Live, quando lo fecero le prime morte. Lo fecero vedere là. Maledetti! Sì, ripassiamo la torta qua. Beh, non ti si può dar torto. C'ha i suoi motivi però per urlare maledetti, diciamocelo. Sì, sì. Qua se non sbaglio mo dovrebbe... Eccolo qua. Questi sono brutti forti. Eh.
Sto pezzo è veramente una rottura di cazzo, guarda. Mi ricorda veramente The Ring and City, sto pezzo, cioè. Dove non c'hai un attimo di pausa. Pure gli sguardi mostri ci stanno, i draghi, cioè. Sì, maghi, no draghi, ma non ho visto quello pezzo. Questo deve consumare equipaggiamento per il fumo lì. Sì, vabbè, attraverso il muro, certo. Tutto il campionario. Delle cazzate. Guarda. Hai finito, però un per cazzo con quest'aria fritta. Oh. Mamma mia. Guarda che mi hai fatto al mantello a forza di tirare l'aria. Oh. Carbone profanato, questo è ottimo, mi pare che andrà in su via. Mi pare, eh. Fermo restando che non mi serve forse, però io vorrei portare Claymore a più 20 e buonanotte suonatori, eh. Allora, qua si apre per evitare. Guarda, un altro mimic. Ah, ma come si fa? Vieni presso a me, vieni. Vieni, vieni. C'è una festa qua, vieni. Veramente un posto di merda, le prigioni. Ah, prima mi sono scordato di leggere. Eccolo qua. Testa dell'insaziabile creatura che imita le fattezze delle casse del tesoro. La si può persino indossare. Aumenta la quantità di anime ottenute, sconfiggendo i nemici e di oggetti scoperti. Ma una particolare maledizione prosciuga i pipì che la indossa. Questo ricordo che gli farmava anime se metteva sta roba. Si pensa che l'aspetto di questa creatura sia il marchio di un peccato imperdonabile. Però mano a mano l'energia scende. Io ormai solo non reggo più, cioè tu palle. Lo so. Non lo sapessi, ma lo so. Per quello ti dico prova qualcos'altro ogni tanto, cioè se non te va, prova qualcosa di differente. Che cazzo te ne frega? Brace, ce la mangiamo subito, ce la mangiamo, la usiamo subito. Da qui ci sono venuto, vero? Sì, ci stanno i talponi qua, nel talpon. Abbiamo iniziato Mass Effect, ma anche qui. Che è, ma anche qui? Dialoghi su dialoghi. Ho capito. Più dialoghi. Cioè, se non vuoi giocare i dialoghi, BioWare la leva la data proprio dall'elenco. Mass Effect sono belli. Il primo forse mostra un po' la corda, però se giochi quello remasterizzato e tra virgolette ritoccato in alcune cose, non è male. Io stavo a giocare su Pass, ce l'ho installato. Boh, quando lo rifaccio lo ricontinuo. Me lo vorrei pure comprare quello in realtà io. Il 2 ce l'ho ancora, per 360. Il terzo ricordo lo vendetti. Perché mi fece rosicata in un modo incredibile. Non perché ero deluso dal finale, ma ero deluso dal finale non in quanto narrativa, ma in quanto meccanica, in quanto illusione. Guarda la Madonna. Vabbè. Leggendary Edition qual è? Quella che ci stiamo tutti rifatti, tutti rimasterizzati, con tutti i contenuti. Per me il più bello, allora, da giocare il 3 non era male, peccato che da tutte le premesse che ti faceva il finale tradiva tutto quello che tu avevi fatto, no, fino a quel momento, in maniera proprio vergognosa per me. Non era il fatto del finale come era... Oh, vabbè, sono passati tanti anni. Sì, a voglia. Sì, certo, te crei uno Shepard che comunque te fa...
ti fa un riassunto, se vuoi, di costruire il tuo personaggio. Ti dice che hai fatto, ti ricordi che hai fatto qua e là? Come in Dragon Age quando interrogano Verano, che ti fa rivivere vicende che se non le hai giocate. Per me il 2. Come storia il 2. È proprio il più bello, il più completo, il più massiccio. Da giocare a bello il 3 perché era una cifra action, era proprio votato all'action. Il primo col formato originale era quello più fiacco come gameplay, però col come è fatto. Ma il 2 è pieno di dialoghi uguale, Sarva, è pieno di dialoghi, cioè se fai una cosa che dove non si parla devi giocare uno di questi giochi di action tipo Nioh, sta roba qua. Come si chiama quell'altro? Poi quell'altro l'hai finito, quello con Nobunaga Revenge lì, com'è? Oddio, ma sfugge. Dai, Wulong, ecco. Nobunaga. No, non se ci poteva andare, mi stava a venire dubbio. Non arrivi a quelle anime, se no non posso finire con le anime a cuol così, capito? Se no me ne scordo. È quasi un livello. Certo che... Anche perché ci stanno dei personaggi bellissimi, c'è sta la Quari, c'è sta quella... Miranda, è un'attrice famosa che fa un personaggio bellissimo. Bellissimo, quella con i capelli neri. Come sfugge il nome, abbi pazienza. Miranda. Yvonne Strahovski, sì, bravo, è l'attrice. Miranda è il personaggio, se non ricordo male. Tutto a me Miranda mi ricorda sempre un film particolare, molto bello, su cui ho trascorso diverse ore. Grande pellicola di Tinto Brass. Queste sono una palla, perché queste poi se girano. Stranger of Paradise, mi sta piacendo un sacco. A me no, amo, io l'ho cancellato subito. Mi sta sul cazzo il protagonista, non lo supporto. Lo sai che è divertente da giocare un po', però non mi piace lui, cioè proprio... Se a me mi sta antipatico lui, non... Orca Madosca! Addolorata! Poi quello là con i tasta, con la camicia finta appesa per i calzoni, con la canotta, mamma, non si può guardare, quella roba è proprio insopportabile per me. Niente, l'ho dovuto perdere. Oh. Sì, bravo, sono d'accordo pure io. Ma tanto secondo me se ne deve giocare manco uno adesso, Salva, perché se non gli vado a fare i dialoghi è inutile. È come giocare a un gioco di calcio, però non puoi fare le azioni, vuoi solo tirare in porta senza dialoghi, è quello Mass Effect, un gioco incompleto. Sì, te le fa fare delle scelte, però se non sai quello che succede nel primo vai a caso, capito? È un peccato. Sta tutta la storia dei get, che figa nel primo, anche perché poi se incontri certi personaggi get nel secondo che c'hanno la loro importanza. Sì, The Last Guardian, Sarba, te saluto. Ti è piaciuto The Shadow of the Colossus? Rispondi con onestà. Molto. Allora a posto. Ico, quello è un po' un misto di tutti e due, diciamo, tra virgolette, pure se non c'entra un cazzo alla fine, però... Sono giochi molto poetici, molto belli. A un certo punto devi pure battere il cazzo, eh. Per me il suo migliore rimane sempre Shadow of the Colossus, perché c'ha qualcosa, quel gioco dentro, di inafferrabile, di misterioso, che rimane sempre inimitabile. Non si riesco a non ammazzare sti rombi cazzo qua. Dai, fino a qua mi vedi la rompi i coglioni, dai. Ma non ci posso credere, oh! Madonna mia, oh! Ma che è? Rat Revenge, oh. Guardalo che tigna! Vabbè, va.
Ma ti rendi conto sti topi che cazzo stanno a combinare? Hanno ammazzato tutti qua dentro. Ancora campi. Oh no. Che fatica. E poi qua che cazzo c'era? Niente dentro. Un trappoloide di quelli disumani. Ma tanta roba che dobbiamo, la piomu. Eccola qua. Alba, 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 affanculo. Ma quale va affanculo? Alba di che? Ok, mo di qua si va o dal gigante oppure dove vanno noi. Andiamo, accendo il falò e andiamo dal gigante, se non ricordo male. No, non è qua. No, non è qua. Beh, il falò lo accendo lo stesso però. Capitale profanata. Gargoyle. Chissà qual è la capitale profanata a cui si riferisce. Boh. Da là sopra il falò ce la dovremmo fare. Accenderlo senza facere un percazzo dal gargoyle. Così chiudo per stasera perché va bene così. Questo è quello del chi lo riconosce, chi ha giocato Dark Souls 2 lo riconoscerà al volo, questo qua è al volo proprio. Se non lui è uno che gli esomiglia, ma ovviamente io penso che sia proprio lui. L'uomo delle scale. Voilà. Andiamo all'altare del vincolo, così la prossima volta potenzio la fiaschetta Estus. Anche se mi gira il cazzus perché devo trovare delle cose che non mi ricordo, tipo perché non mi si apre la sala cinesca sulla schiena di quello. È una cosa che mi sta a mannare manicomio, veramente non riesco a capire. Signore e signori, ladies and gentlemen, ci vediamo domani sera con Baldur's Gate, anzi domani sera, domani alle 16 con Mirage. Aspetta, famo, ecco qua, domani alle 16 con Mirage. Sei lì, o te diri qua o te diri là, e scegli. di qua alle 16 domani con Mirage e invece alle 21 con Baldur's Gate 3. Sì, ma perché l'altro volta l'ho invertiti, per quello sono dubbioso, però sì, mi pare di sì. Comunque ci stanno sempre le pubblicazioni sui social qua sopra. Buonanotte Salva, buonanotte Amon, buonanotte Shadow, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani, mi raccomando, fate i buoni.